il governo di Putin come una dittatura del terzo mondo, con tutti i suoi classici risvolti, un'economia basata sulle materie prime, corruzione a livelli esorbitanti, magistratura corrotta e un sistema politico non funzionante. E con Putin ci aspetta un altro decennio di brutale politica sessista e conformista. Siamo qua alla Biennale, a Padova, al Padiglione Rosso, per portare anche l'arte dei dissidenti russi. Abbiamo visto come in questo momento, in questa città, tantissime fondazioni, tantissime associazioni russe filogovernative hanno preso spazio nei palazzi veneziani. Allora noi portiamo qui, davanti al padiglione della cultura governativa, anche le parole e la voce di quegli artisti che invece non si piegano ai dettami governativi di Putin, di quegli artisti come i Voina, come le Pussy Riot, che adesso devono scappare dalla loro terra perché sono ricercati. Free Voina, Free Pussy Riot! 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 Passa Montagna è il simbolo delle Pussy Riot. Loro dicono che nel momento in cui loro vengono arrestate o insomma vengono detenute, perseguitate, questo è diciamo il simbolo che può far scendere in piazza altre persone e far sentire comunque la loro voce anche nel momento in cui vengono detenute. Contrastare il grigio della maggior parte anche dei padiglioni qui all'interno, tutti così fortemente caratterizzati per l'austerity, nonché per dimostrare che le donne ancora sono colorate, hanno vita, non hanno interesse a stare chiuse nelle case, a sfornare semplicemente figli. I figli sono una scelta che le donne desiderano e in cui sicuramente credono, ma non perché debba essere il loro ruolo, non perché debba essere l'unica loro funzione. Crediamo che insomma il colore caratterizzi tantissimo anche quelle che sono insomma tutte le sensibilità femminili e siamo qui in maniera colorata e divertente, come sono molto nel loro essere punk, anche molto allegre e sicuramente come dire prendono molto in giro, oltre a essere delle attiviste, sono molto